a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda un po' di abbigliamento. Allora, vi faccio vedere delle cose che ho acquistato. Aspettate che apro la giocchetta. Vi faccio vedere delle cose che ho acquistato da Stradivarius da Bershka e non mi ricordo da Pull&Bear. Comunque, adesso vi faccio vedere. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, questa è stata acquistata da Stradivarius e aspettate che metto questo qua, sperando che non cadi del tutto. Allora, vi faccio vedere, visto che l'andamento è quello che è, ovviamente si acquistano delle cose che riguarda lo stare a casa e tutto. E quindi ho deciso di prendere questi pantaloni e me ne sono pentita che ne ho preso soltanto uno perché sono leggermente felpatini dentro, ma proprio una cosa leggera leggera. Sono questo modellino così tutto, come si dice, tutto sporco, tutto macchiato. Mi piace tantissimo, non mi ricordo lo stile come si chiama. Comunque è abbastanza semplice, come vedete qua, ha la culisse in vita. Io ho preso una XL, ho preso una XL e l'ho pagato 10 euro perché c'era il 50%. Da 19,99 l'ho pagata 10 euro. Ecco qui. Allora, è semplicissima, ha le tasche qui e poi la fine della gamba ha l'elastico, che è la cosa che mi piace di più perché io le indosso spesso con l'elastico perché mi piace e io con questo vado a casa di mia mamma, così non è che dice ci faccio dei giri per chissà cosa, però mi piacciono tantissimo. Poi, allora, aspettate che li prendo. Allora, ho preso le cose così non devo fare sale e scendi, sale e scendi. Volevo abbinare una felpa a questi pantaloni, ma sinceramente non c'era niente da abbinare, o perlomeno erano delle cose che sinceramente erano tipo crop top. Io, avendo una certa età e non avendo il fisico adatto a un crop top, non le ho presi, ma ho preso questa felpa perché mi è piaciuta tantissimo, che è questa così. È molto molto bella questa felpa, l'ha scritto 89, vabbè, è una felpa semplicissima, bianca, perché a me piace il bianco, manica lunga ed è leggermente è garzata dentro, non è proprio felpata, ma mi piace tanto e di questo ho preso sempre la L ed è molto bella. Poi, non è per adesso, ovviamente, perché non si esce, non si va da nessuna parte. Non è che prima io facevo una vita sociale, ma adesso meno che. Allora, ho preso questi pantaloncini. Mi sono piaciuti tantissimo, ma mi è piaciuto di più il modello proprio a caramella. E io questi li avevo visti anche da Zara, un modellino simile però un colore diverso. Mi sono piaciuti tantissimo e sono quei pantaloncini a forma di caramella con questa parte qui stretta. Ovviamente bisogna fare tipo una specie di fiocco, un qualcosa diciamo di particolare in vita. Vabbè, per adesso lo lascio così. E mi piace tantissimo proprio il modellino che è così e poi nella parte dietro è in questa maniera. Mi piace tanto perché ha le tasche all'interno e poi questo costava 19,99 con il 30% io l'ho pagato 13,99 euro. Questo è il bigliettino. Ed ho preso una L. Mi piace tanto perché ha sia che ha la cerniera e l'accetto e sinceramente mi piace come modello. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere quello che ho preso da Bershka. Allora, da Bershka ho preso dei maglioncini e una bellissima felpa. Ho preso dei maglioncini e una bellissima felpa. Allora, per prima cosa ho preso questo maglioncino, ho preso una M perché
Era un po' particolare. Qui c'è scritto 29,99, ma io non l'ho pagato 29,99. Ma non ho lo scontrino, ce l'avrà la mia amica. Allora, il maglioncino in questione è questo qua. Ha il colletto così leggermente alto, tipo al lupetto, è tutto pelo, 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 e poi ha la manichetta così che stringe, quindi fa la manica a lanterna, che è una cosa che a me piace tantissimo e che io adoro in assoluto, ed è stupendo, mi piace molto, 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 e poi arriva in vita. Io di solito questo lo metto o con una camicia tono su tono, oppure una camicia leggermente più colorata del maglioncino, oppure con una maglietta a girocollo, tipo come, no vabbè, per adesso tipo come queste qua. Io le indosso così e mi trovo bene, sinceramente, quindi l'ho voluta prendere. Ma morbida, ma morbida. Io ce n'ho uno beige, forse ci ho fatto anche un video l'altra volta, ma è stupendo, ha una morbidezza pazzesca. Ed è veramente una goduria solo a guardarlo. Peccato che non c'erano altri colori, se no li avrei presi sicuri. Al 100%. Con la stessa, diciamo, sofficità, ho preso questo. Ed è questo color lilla. Questo invece ha il colletto normale. Come vedete, questo ad esempio è una L. C'era tipo il 40%. Invece di 19,99 l'ho pagato 11,99. La stessa cosa l'altro maglioncino. Ed è una goduria, veramente, sono morbidissimi. Io questi li metto tipo, se metto i jeans, metto la camicia di jeans al di sopra e poi questo maglioncino, col fatto che esce tipo il colletto della camicia e poi esce tipo un pochettino, la fine della camicia di sotto. Questo è un pochettino più corto dell'altro, vedete? Questo è un pochettino più corto e mi piace tantissimo perché è proprio morbido. Questo, a differenza dell'altro, non ha la manica a campana, a lanterna, scusate. Non ha la manica a lanterna, ma ce l'ha così, normale, dritta. Ma è di una morbidezza pazzesca. È semplicissimo, molto largo, non stretto, ed è veramente molto molto bello. Per finire, per quanto riguarda Bershka, io ho preso... Sembrava che era sporco. Questo l'avevo visto sul manichino. Quando l'ho visto mi sono subito innamorata. Gli ho detto no, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Infatti poi siamo andati a cercare dove fosse questa felpa e sinceramente non la trovavamo. Invece poi la ragazza, la commessa, ci ha detto dove indirizzarci e noi siamo andati lì. Vedo peli che volano. E siamo andati proprio direttamente a prenderla perché era bellissima, non vedo l'ora di utilizzarla. E sto parlando, sì, lo so. Capitemi che non è una felpa adatta a una che ha 41 anni, però poco mi importa. La felpa in questione è questa. Bellissima! Ed è questa, veramente molto molto bella, non so dove mettermi, è questa qui di Sailor Moon. Yeah! Guardate! Ed è stupenda. Allora, di questa ho preso una XS, perché queste sono oversize e soprattutto sono da vestito, cioè indossate questo, le calze, scarponcino e vai. Non potevo prenderla oversize per farmi un vestitino, ma volevo una felpa e basta. È felpata dentro, quindi una cosa eccezionale, e poi è lunga, abbastanza ampia e adatta, diciamo, alla mia corporatura. Io sono alto 1,70 m, tanta voglia di vivere. Questa è la manica. Ho controllato la manica perché avevo paura che fosse troppo piccola in base anche alla misura. Invece no, cioè, è una cosa pazzesca perché è stupenda, è bellissima. Poi guardate, io volevo i capelli in questa maniera, poi ho deciso di non farli più, ma l'avrei tenuto in quella maniera. Bene, questo è tutto quello che io ho preso di abbigliamento. Sinceramente non c'erano altre cose da prendere perché non c'erano quegli sconti proprio particolari. Mi sono tuffata tanto nei prodotti make-up che poi vedrete nei prossimi video. E quindi diciamo il mio limite di vestiti è quello, perché ovviamente essendo che non si può uscire, non è che mi posso riempire di tute. Cioè, io tra il pigiama e la tuta non so cosa scegliere in questo periodo, però mi sono data, diciamo, ho comprato due maglioncini e qualcosa di più particolare.
Di più mi sono fissata di prendere il di sotto delle tute perché come felpe ne ho tantissime, specialmente della Disney ne ho veramente tante. Preferisco di più focalizzarmi nel di sotto della tuta e quindi forse prenderò qualche altro pantalone, ma forse per adesso non se ne parla proprio nemmeno di uscire. Comunque, per quanto riguarda questo video, sono troppo bassa. Per quanto riguarda questo video è tutto. Ovviamente ditemi cosa ne pensate, se vi piace o non vi piace, cosa ne pensate della felpa di Sailor Moon. Scrivetemi un commentino qua sotto e io come sempre leggerò volentieri i vostri commenti e vi risponderò ovviamente. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!